Squalab è una piattaforma di nuova generazione, consente in qualche modo di segnare una milestone nel percorso di cambiamento nella formazione. Siamo convinti che questa accelerazione fornita involontariamente, purtroppo, dalla DAD ci consenta di far fronte alle problematiche legate alle connessioni, legate alla didattica, legate alla formazione, con maggiore semplicità, facendo sì che ci siano strumenti che fino a ieri sembravano inutilizzabili, addirittura molto lontani dal nostro modo di vedere le cose o di fare formazione, che invece diventano indispensabili. Bene, questo cambiamento di mood, questo nuovo mindset a cui ci ha costretto la pandemia, è sicuramente un acceleratore culturale, quindi ci dà la possibilità di utilizzare strumenti che noi sapevamo di avere, ma che in qualche modo non utilizzavamo così come sarebbe stato opportuno fare. Oggi ce l'abbiamo, ma quello che manca è mettere insieme la tecnologia con i contenuti della formazione. Questo è quello che Scuolab tenta di fare, partendo da un principio che noi definiamo sempre il vaccino della conoscenza, ovvero che l'unico modo per eliminare il divide, che sia esso di tipo tecnologico piuttosto che di tipo gender, è lavorare sui principi della formazione e della cultura. Ebbene, Scuolab è il sistema, lo strumento attraverso il quale noi immaginiamo di iniettare questo vaccino per eliminare ogni tipo di divide sociale. Scuolab, nato per risolvere un problema che è quello di coniugare la tecnologia ai nuovi modelli formativi, consente in qualche modo di riportare il laboratorio all'interno delle classi. Tutti noi ricorderemo che probabilmente siamo stati all'interno di un laboratorio di fisica e di chimica una volta, massimo due, nel corso del nostro periodo studiorum. Ebbene, Scuolab consente tutti i giorni di poter accedere a questi laboratori, fare reali esperimenti, poter interagire con la chimica, la fisica, tutte le materie che noi abbiamo messo all'interno di questo strumento, eliminando tutti i rischi connessi al laboratorio e dando la fruibilità anche in remoto, quindi anche da casa per poter fare esercitazione, oltre che a scuola. Internet non deve più essere visto anche nell'ambito scolastico soltanto come lo strumento da utilizzare nel momento in cui a scuola ci sono dei problemi, come è stato adesso nel periodo del Covid. Cioè, non è questo il senso. Il senso è che Internet deve ormai, secondo me, essere veramente visto come un luogo dove si può fare didattica, perché ci sono degli strumenti estremamente validi che possono essere utilizzati tanto dai docenti quanto dagli studenti, ma veramente per imparare. Nel caso di scuola, per esempio, è molto bello perché nel momento in cui si entra si ha a disposizione tutta una serie di laboratori di diverse discipline scientifiche, dalle scienze alla fisica, eccetera, dove i docenti possono scegliere che tipo di esperienza vogliono proporre ai ragazzi e i ragazzi possono avere veramente la possibilità di toccare con mano che cosa voglia dire entrare in un laboratorio scientifico. Esistono degli strumenti effettivamente che molto spesso i docenti non utilizzano, ma a volte perché proprio non li conoscono. Quindi bisognerebbe un po' anche forse diffondere un po' di più la cultura, no, di queste cose. Cioè, voglio dire, un'attività per esempio come quella di Scuolab, ma si può fare in classe. Cioè, io posso aprire la LIM, apro, entro dentro il laboratorio e faccio il laboratorio con i ragazzi in classe mentre clicco, sposto, commento, eccetera. Quindi veramente, cioè proprio, ormai è diventato uno strumento che si può veramente utilizzare così comunemente nelle normalissime ore di lezione. Il problema è che un docente che non è abituato a fare questo e che non sa neanche che a volte esistono questi strumenti molto ben fatti, finisce poi per non usarli o per ripiegare su metodi magari più tradizionali. In questo modo però, insomma, la scuola non evolve. Io ricordo ancora degli esperimenti o delle simulazioni che ci sono in rete, sono abbastanza facili da trovare, però poi il punto è: sono utilizzabili? Che tipo di qualità hanno? Cioè, offrono davvero un valore aggiunto? No, sono solo così, insomma, delle cosette di poco conto. Alcune sono proprio un po' dei piccoli videogiochi che a livello didattico non ti danno grande valore, no? Una piattaforma come scuola, beh, si colloca decisamente su un altro livello, ecco, da questo punto di vista sicuramente. Varrebbe la pena effettivamente diffondere questo mezzo e farlo conoscere di più, proprio i docenti, in effetti. We called companies to make proposals related to how remote education, e-learning, and how e-health or remote health can be of support during this pandemic. And this is in this context that Proton decided to
present the STELE project. STELE is a project that expands what we know about remote education and e-learning, and it was proposed in this call related to resilience to the COVID pandemic, but as I can see now, it goes far beyond actually only being used into a lockdown situation, and we will discuss about this